Facciamo il punto sull'osteoporosi da steroidi col dottor Antonio Gallo, che su questo tema ha tenuto un'interessante relazione al convegno Le Settime Giornate Reumatologiche Sannite. Dottor Gallo, innanzitutto, che cos'è l'osteoporosi da steroidi? Ecco, ci dà una definizione. L'osteoporosi da steroidi è un'osteoporosi secondaria che, così come il termine stesso ci dice, è indotta dall'assunzione dei glucocorticoidi, che sono dei potenti induttori di questo problema, secondi solo alla menopausa, almeno nelle donne, ma possono indurre osteoporosi anche nel sesso maschile e anche una fascia di età inferiore a quella classica, insomma, anche nel giovane adulto. Ecco, quali sono le situazioni cliniche in cui appunto uno si trova ad assumere steroidi per lungo tempo e di conseguenza poi a rischiare il problema dell'osteoporosi? Nelle patologie croniche, per esempio nelle patologie di interesse reumatologico, noi nell'artrite, nella polimialgia, nelle connettivite facciamo un ampio uso di cortisone, cerchiamo sicuramente di portarla a un dosaggio adeguato, un dosaggio di mantenimento, ma comunque la prolungata assunzione dei glucocorticoidi induce anche dopo 3 mesi di trattamento osteoporosi precoce. Ecco, chi è che rischia di più questo problema? Sicuramente le donne in post-menopausa oppure i pazienti in generale, donne e uomini, che assumono dei dosaggi massicci per lungo periodo. Ecco, è un problema che si può prevenire o comunque ridurre nella sua dimensione? Oddio, parliamo di pazienti che comunque non possono rinunciare al trattamento steroideo perché in quanto affetti da patologie più complesse e più importanti. Si può prevenire con diciamo un monitoraggio del paziente strumentale tramite la mineralometria ossea computerizzata e la valutazione laboratoristica della vitamina D. Ecco, laddove invece l'osteoporosi da steroidi fosse conclamata, che cosa si può fare? Ci sono dei farmaci che si possono utilizzare? Fortunatamente oggi abbiamo un'ampia gamma di farmaci da utilizzare, dai bisfosfonati agli stimolatori come le teriparatide, agli anticorpi monoclonali di recente insorgenza che ci aiutano a fronteggiare, quantomeno a compensare i danni del cortisone. Ecco, che messaggio possiamo dare ai pazienti appunto che si trovano a dover assumere il cortisone per lungo tempo? Possono stare tranquilli oppure ci sono, diciamo così, dei problemi seri? Un'attenta osservazione, cioè non sottovalutare, molto spesso i pazienti sono concentrati sulla loro patologia principale, ma non sottovalutare questo problema che potenzialmente si può verificare, anzi, diciamo, è quasi una garanzia per chi è costretto a fare un trattamento sistematico con steroidi. Ecco, il paziente ha dei segni di allarme che lo possono appunto... Purtroppo no, perché l'osteoporosi è una patologia essenzialmente asintomatica, presenta il conto quando presenta una frattura anche importante, quindi il controllo in prevenzione va fatto per evitare spiacevoli diciamo, conseguenze. Quindi il controllo del medico, in questo caso del reparto di Benevento, sì, che li deve tenere, diciamo così, tranquillizzare sulla loro salute. Certamente.